Allora, eccoci Luigi, buongiorno. In verità, per quanto riguarda, diciamo, l'inizio dell'apertura del cantiere, non c'è bisogno dell'ok della magistratura perché la parte dove saranno piazzate le gru, in sostanza, quindi per la parte fisica che riguarderà il cantiere, quella è una parte non sequestrata, quindi in sostanza il sindaco con la sua struttura può decidere che possano cominciare domani i lavori ed attualmente, cioè quindi nel momento in cui vi sto parlando, non c'è nessuna decisione contraria a quella che invece è stata già comunicata proprio da lui stesso, per cui domani si comincia, cioè si apre ufficialmente il cantiere per la demolizione. Quindi io ritengo, Luigi, per essere chiari, che domani questa cosa avverrà a tutti gli effetti, sarà, come dire, permettimi il termine, un po' simbolica, un po' fittizia, l'apertura vera e propria. Cioè l'inizio dei lavori sarà evidentemente più avanti, anche perché 17 di dicembre, lunedì, è fissata una nuova udienza dell'incidente probatorio. In quella udienza, ma neppure detto che avverrà in quella giornata, ci sarà il parere appunto del dissequestro da parte della procura, che riguarda, però siamo chiari, i due Monconi che sono rimasti su del ponte, quello di Ponente e quello di Levante, su quelli che c'è il sequestro. Quindi prima di mettere mano lì, in sostanza bisognerà appunto ricevere il nulla osta, non invece per la parte della zona fisica dove saranno piazzate domani le gru. Oggi, tra l'altro, alle 17 intercetteremo il sindaco, che per ora ha deciso ancora di non parlare. Proveremo a capire, perché parteciperà a un convegno, se c'è qualche novità contraria. C'è un consorzio, qui il vento è terribile, a parte il clima, diciamo, di attesa, c'è proprio un clima meteorologico oggi con una tramontana fortissima. Domani, quindi, questa cosa avverrà. Oggi, tra l'altro, abbiamo saputo che si è sfilata una delle 10 società del consorzio che si occuperà appunto dei lavori della demolizione. Capiremo anche in questo senso che se questo sfilamento all'ultimo costituisce un problema per i lavori della demolizione. L'ultima cosa che vi dico, e poi vi ridò la linea, che riguarderà prima la parte di Ponente, quindi evidentemente potrebbe arrivare un dissequestro parziale, prima per la parte di Ponente, quella che verrà in pratica smantellata, e poi per quella di Levante, dove saranno piazzate delle cariche esplosive, e poi il ponte appunto crollerà in un secondo momento per quella parte lì. Invece in questa parte qui non lo vedremo crollare, ma smantellato in maniera controllata volta per volta. A te, Luigi. Bene, Tonia, e noi anche con...